Ok ragazzi, allora nel video scorso ho parlato di quello che ho sbagliato in questa preparazione, ho dato un po' di spunti, insomma sono stato abbastanza logorroico anche, ma spero che l'abbiate apprezzato. E in questo video andrò a parlare di come abbiamo deciso con Giorgia di impostare questa fase di rebound. E la fase di rebound è sostanzialmente questa fase che è, diciamo, un intramezzo tra la fine della preparazione, quindi la gara sostanzialmente, e l'inizio effettivo della off season, ok? L'off season inizia nel momento in cui si scende dal palco, se vogliamo, però diciamo c'è una fase di rebound in cui ovviamente siamo in una condizione particolare, perché è quella fase in cui la BF è ancora sotto fisiologica, il metabolismo è in qualche modo depresso, il corpo è affamato da un punto di vista tessutale, nel senso che si ha il tessuto muscolare che è recettivo e particolarmente ricettivo di immagazzinare glicogeno, e il tessuto adiposo allo stesso tempo è particolarmente ricettivo a immagazzinare grasso, trigliceridi, e riempire gli adipociti. Quindi è una fase abbastanza particolare che si conclude nel momento in cui raggiungiamo una situazione di fisiologia per cui tutto questo, il nostro corpo in qualche modo si calma, si assesta e possiamo iniziare la nostra off season. Ed è importante da capire perché finché non raggiungiamo questa situazione di fisiologia, tutto quello che avvertiamo che succede, il guadagno di peso eccetera, è fittizio, nel senso che il corpo non avvia realmente alcun processo anabolico. Ma vediamo che abbiamo magari un ottimo pump, ci alleniamo bene in palestra, i carichi salgono, ci vediamo sempre più grossi, ma in realtà è semplicemente il nostro corpo che torna in una situazione man mano ottimale, ok? Per cui, come abbiamo deciso di impostarla? Ma prima di parlare di come abbiamo deciso di impostarla, voglio spendere due parole su quelle che sono le strategie che normalmente si utilizzano, sono in particolare tre. La prima strategia è quella di attuare una reverse, che è una strategia tipicamente utilizzata da chi ha anche un po' paura di perdere la condizione gara. È una strategia che è ottimale nel momento in cui un atleta è molto avanzato e quindi non ha realmente necessità di creare tanto tessuto muscolare da una gara all'altra. Sostanzialmente il concetto è quello di aumentare molto lentamente l'input glucidico, lipidico, calorico in generale, di settimana in settimana, per cercare di accumulare quanta meno massa grassa possibile e riempirsi gradualmente di glicogeno fino a tornare ad una normocalorica. Questo ci consente logicamente di tornare in normocalorica, quindi in una situazione di norma alimentazione, senza aver guadagnato alcun eccesso di massa grassa. Ok, quindi con il minimo accumulo di massa grassa possibile. E questo può voler dire anche spendere mesi in reverse aumentando gradualmente le calorie. Ok? Se sono un atleta che non ha realmente bisogno di costruire nuovo tessuto muscolare, è una strategia ottimale perché mi permette logicamente di ridurre il lavoro che dovrò fare poi per un successivo periodo di preparazione, perché capto e guadagno poca massa, poco tessuto adiposo, quindi inizio la mia off season sicuramente molto tirato e inizio a lavorare magari sui dettagli, le proporzioni muscolari, fino a iniziare poi una nuova preparazione. Quindi questa è la prima strategia che sconsiglio per chi non è avanzato, soprattutto sconsiglio se la motivazione è quella di cercare di tenere il più possibile la condizione di gara. È una condizione sottofisiologica, una condizione in cui il corpo non migliorerà assolutamente, qualsiasi miglioramento è fittizio, non è una situazione anabolica, non è una situazione soprattutto salutare, quindi è inutile mantenerla a oltranza. La seconda strategia che si utilizza è quella della cosiddetta recovery diet. Allora, sostanzialmente la recovery diet parte da questo presupposto, quello che ho detto, siamo alla fine del periodo di preparazione della gara, una situazione sottofisiologica, la performance non è ottimale, mentalmente saremo verosimilmente molto affaticati, non abbiamo l'obiettivo agonistico, l'obiettivo di salire sul palco, quindi anche questo, si riducono gli incentivi che ci portano a fare determinati sacrifici alimentari di cardio o di allenamento, nel mio caso soprattutto di cardio, e quindi logicamente non ha senso portare avanti questa condizione per troppo tempo. Quindi la recovery diet dice ok, comunque il grasso lo dobbiamo prendere per tornare, nel senso che la BF deve aumentare, portiamo il nostro corpo a una situazione di fisiologia in un arco di 3-4 settimane. Quindi sostanzialmente
aumentiamo le calorie gradualmente, e qua dovreste fare voi i calcoli sul vostro principale dispendio, su dove state a livello calorico e qual è la vostra norma calorica, perché logicamente le cose cambiano se state mangiando 800 calorie in preparazione, la vostra norma calorica è 3000, o se state mangiando 1500 calorie in preparazione, la vostra norma calorica è 2500. Comunque, nel giro di 3-4 settimane salite gradualmente, aumentando gradualmente le calorie di giorno in giorno, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, come vi pare, fino ad arrivare alla vostra normocalorica teorica, di cui abbiamo già parlato in diversi video, ossia quell'input calorico in cui il vostro corpo si considera normo alimentato. Nel mio caso, più o meno stiamo parlando considerando anche l'allenamento, ok? Quindi considerando il fatto che ho un input di allenamento, stiamo parlando più o meno di 2700-3000 calorie, ok? Avendo scaricato prima della gara, e quindi dal momento in cui adesso, finita la gara, sto bene, gli ultimi giorni logicamente non mi sono allenato, quindi sono ripartito sostanzialmente a palla di cannone in allenamento, anche perché ne avevo voglia. Il mio output in allenamento è molto elevato, quindi stiamo più verso le 3000 calorie. Quindi logicamente torniamo in quest'arco di tempo a questo input calorico, ci fermiamo per 2-3 settimane, vediamo come va il peso, e in base a questo poi, quando il peso si stabilizza, sappiamo che stiamo in questa situazione fisiologica, il corpo ha trovato la sua omeostasi e ripartiamo con la nostra off-season. La terza strategia è quella che abbiamo scelto io e Giorgia, che Giorgia bene o male ha scelto per me, ossia quella di tornare subito, immediatamente, alla normocalorica teorica. Ora, non è assolutamente una strategia ottimale, non è una strategia che consiglio nella maggior parte dei casi, perché è la strategia che in assoluto ci comporta un maggior accumulo di massa grassa, perché, di nuovo, ok, il tessuto muscolare è particolarmente recettivo a livello di glicogeno, quindi di captare il glicogeno, quindi abbiamo in certo senso un rebound, questa fase di rebound viene detto rebound anabolico, ma è un anabolismo generale, sia per il tessuto muscolare che per il tessuto adiposo, perché proprio il tessuto adiposo anche è particolarmente recettivo a immagazzinare grasso per tornare al nostro set point di BF. Quindi logicamente darle una botta di calorie subito, considerando un metabolismo anche particolarmente depresso, che è quello che si ha alla fine del periodo di preparazione, quindi sostanzialmente in gara, è un qualcosa che comporta un accumulo di massa grassa abbastanza repentino e veloce. Quindi arriviamo in fisiologia che forse abbiamo guadagnato anche un po' troppo massa grassa. Perché l'abbiamo scelta allora? Nel nostro caso la scelta è stata, se avete visto il video precedente di quello che è andato male nel peaking, è stata dettata da quello. Allora, mi ritrovavo in una situazione in cui non riuscivo a prendere pump, non avevo più glicogeno, avevo difficoltà, quindi logicamente c'era un grande margine del mio corpo per captare tutto quel che doveva. Avevo appena fatto delle ricariche anche abbastanza spinte e comunque il peso non aumentava più di tanto, quindi c'era stato comunque un bel boost metabolico, il metabolismo non era particolarmente depresso, quindi anche la base metabolica diciamo che c'era, e questo probabilmente è dovuto anche alla gestione dell'allenamento in generale, che è stato portato al limite fino a quasi la fine della preparazione, mi ha permesso ovviamente di tenere la macchina in funzione. Poi soprattutto ci ritrovavamo a Manchester, una città che non avevamo mai visitato, quindi logicamente dopo la gara ci alleniamo alla front line e giriamo tutto il giorno, quindi realmente c'era un dispendio calorico anche abbastanza importante che permetteva di tamponare un eventuale eccesso calorico. Quindi in questo contesto la scelta più sensata per Giorgia è stata quella di mettermi direttamente in quella che era la mia norma calorica. C'era anche un'altra scelta, la scelta è stata dettata anche da un altro punto, sia che volendo continuare a gareggiare in questa federazione verosimilmente devo salire sul palco con dei chili in più rispetto a quelli che ho, quindi è il caso di cercare di non perdere tempo a guadagnare quanto più tessuto magro possibile. Quindi il guadagnare volume è prioritario in questa fase, anche se poi toccherà magari sudare un po' di più per la successiva preparazione.
Però considerando il calendario di gare che stiamo impostando e tutto il resto, insomma, dovevamo sbrigarci, quindi non potevamo permetterci di perdere troppo tempo da questo punto di vista. Quindi per questa ragione si torna subito. Le calorie che ha impostato Giorgia sono per l'appunto più o meno 3000 calorie, un 400 grammi di carboidrati, più o meno una sessantina di grammi di grassi, un 200 grammi di proteine. Sono state ripartite in maniera abbastanza uniforme nel corso della giornata su 6 pasti, considerando che è stata data priorità ai carboidrati nella pre-workout nutrition, quindi sostanzialmente molti carboidrati nel pre, sto più o meno a 150 grammi di carboidrati nel pre, 150 grammi nel post e una sessantina di grammi di carboidrati intra, considerando che l'allenamento dura più o meno 2 ore. Il volume non è esagerato, ma mi prendo tanto tempo di recupero, quindi ovviamente abbiamo una finestra temporale comunque abbastanza ampia. Faccio il pre-workout 1 ora e mezza prima, il post-workout lo faccio più o meno mezz'oretta dopo l'allenamento e quando inizio a sentire di nuovo fame. Quindi questa è più o meno l'impostazione. Il resto dei pasti sono assolutamente equilibrati tra carboidrati, grassi e proteine. Quindi questo è. Io come al solito, ragazzi, vi invito a fare tutte le domande del caso qua sotto. In questo modo instauriamo il confronto. Farò un video breve per quella che è l'impostazione, la mia impostazione dell'allenamento, quindi come ho impostato l'allenamento in questa fase. Ci sono altri video che voglio fare, ma voi scrivete qua sotto i titoli che logicamente vorreste, perché in questo modo assecondo quelle che sono le vostre voglie, esigenze e i vostri pensieri. Detto questo, io vi ricordo come al solito che abbiamo aperto l'Academy, quindi le iscrizioni sono aperte, il corso partirà a novembre, un corso annuale in cui affronteremo questi e molti molti altri argomenti. Andremo a vedere nel dettaglio come attivare e lavorare su ogni singolo distretto muscolare. Il corso sarà pratico, quindi vi faremo provare le sensazioni del sentire il petto che lavora, del sentire il dorso che lavora, l'upper division, la lower division, i bicipiti, i tricipiti, spalle, tutti i distretti muscolari, e vi faremo capire come massimizzare le potenzialità di crescita di ciascuno di essi. Oltre a questo parleremo di nutrizione, di allenamento, di programmazione, di power building, di allenamento al femminile, di stretching, di mobilità, di recupero muscolare. Insomma, parleremo di tantissime, tantissime cose. Trovate il link qua sotto se volete informarvi. Non esitate a scriverci, mandandoci una mail. E detto questo, vi rimando al prossimo video.